Bene, bene, bene. Dopo tanti, tanti mesi qua chiusi nei palazzetti, finalmente oggi ci troviamo in mezzo al pubblico, fuori, ed è così la box. Noi vogliamo la box. All'angolo rosso Gregoris Chiara, 51 kg anche per Nombela Sanchez Alejandra. Vediamo, vediamo la nostra Mozzi Queen alla schiena roja con la maglia rossa. E all'angolo, angolo azzurro, Nombela Sanchez Alejandra della Tristan Madrid. Arbitra il signor Massimo Mordini, categoria 51 kg. Fino a questo momento le spagnole stanno conducendo in questo incontro internazionale per 2-1. Tutto sta nelle mani della Chiara, sta lei per tirare il rigore. Vediamo, bene, bene la Chiara, bene con il montante, ancora la Chiara. Tutti i colpi di Chiara sono sottolineati qua dal pubblico, il pubblico amico. Bene, bene ancora la Chiara. Nombela Sanchez Alejandra, 33 anni e 34 anni per Gregoris Chiara. Quinto match, 60 ancora Chiara. Fuori misura, piede perno di Chiara. Si vedono tutti i fondamentali della boxe, è bello, bello vedere questa Gregoris Chiara, 34 anni, speriamo di vederla poi, adesso è entrata, l'ha anticipata la Sanchez, speriamo di vederla, volevo vederla nei pro, bene, montante ancora, gioca bene, un montante al fegato di Chiara. Alejandra, chiuditi, stai più chiusa Alejandra, fuori misura l'Alejandra. Bene, adesso si sposta molto bene l'Alejandra, vediamo se la Chiara, si infila la Chiara, fuori misura l'Alejandra, categoria 51 kg, ha fatto molto molto bene in questo primo round, fuori misura. Bene, un diretto sinistro di Gregoris Chiara. Bene, largo, gancio largo di Chiara, che doppia anche quel gancio sinistro, molto molto bene, partita molto bene la Chiara in questo quinto match. Fino a questo momento non c'è storia, ma sappiamo che la box non è solo fatta di round, ma di momenti. Mancano ancora due round, speriamo ancora molto bene. Sta surclassando la Gregoris Chiara, non ce n'è per la Nombela Sanchez Alejandra, un pochettino in soggezione di fronte alla Gregoris Chiara. Mozzi Queen si muove molto bene, gira sulla sua destra e gira anche sulla sinistra, non fa trovare il bersaglio mobile alla Alejandra. Ancora Mozzi Queen, e finisce il... Passiamo al secondo tempo. Primo tempo stravinto di Gregoris Chiara, ha stravinto il primo round. Vediamo se si ripropone nella stessa maniera o recupera le forze e le tiene per il terzo round. Vediamo l'Alejandra, deve fare qualcosina in più l'Alejandra, vogliamo vederla, perché anche l'Alejandra è molto brava, e tra l'altro anche tanti tanti match, 19 match per l'Alejandra, ne ha vinti 11, persi 7 e pareggiati 1, mentre la Chiara 25 match, 18 vinti, 6 persi ed 1 pareggio, quindi più match per la Chiara. Attenzione pericolosa, era partita con quel sinistro, adesso l'Alejandra che ha recuperato le idee, fuori misura la Mozzi Queen. Adesso l'Alejandra incalzata all'angolo dal suo coach Josef Castillo, gli ha spiegato un po' la tattica che deve portare in questo secondo tempo, dopo che è stata surclassata nel primo. È partita bene quel gancio sinistro della Sanchez, vediamo la Chiara, parte diretto destro, stop a non tirare l'avversario, e Chiara, vediamo la Nombela Sanchez che è arrivata, ha riordinato le idee,
adesso bene il montante della Chiara, lavora con il jab alla Chiara, fuori misura la Chiara, attenzione non ti girare Chiara, non buttarmi via adesso la spagnola con un quel gancio sinistro, bene adesso là, quel diretto là, la Chiara porta meno colpi, la Chiara in questo secondo tempo, anche perché la Mombela si è riportata e ha ordinato le idee, si è riportata al centro ring. Qua mangiano, ci fanno venire fame. Bene, adesso un colpo basso, prova il montante break. Arbitra il signor Massimo Mordini, categoria 51 kg. Siamo al quinto match, gancio largo di Chiara. Chiara, ancora Chiara, fuori misura la Sanchez. Molto probabilmente sta recuperando Chiara per le energie. Bene, quel gancio di Chiara. Finisce questo secondo tempo. E finisce questo secondo tempo. Esattamente in vantaggio la Chiara. Secondo, dobbiamo registrare un risultato di parità. Vediamo la Chiara che cosa fa in questo terzo tempo, vediamo se la Nombela Sanchez riesce a soverchiare quello che per noi potrebbe essere il risultato finale, ma adesso è presto ancora per dirlo. Sono ancora 180 secondi, bene ancora la Chiara, rifiata con le braccia Chiara, colpo largo della Sanchez, è entrato col destro, non entrano i colpi della Gregoris. Montante, bene della Gregoris. Ancora il montante fuori misura della Gregoris, la Nombela si porta fuori misura. Bene ancora quel gancio largo sparato con la catena cinetica della Gregoris. Vediamo Mozzi centro ring. Bene ancora la Mozzi. Bene ancora la Mozzi, sta facendo delle buone cose in questo terzo tempo. Bene ancora la Leandra deve fare qualcosina, parte la Mozzi, carica la sua bomba, carica la bomba la Mozzi, fuori misura la Leandra, lavora con il jab la Mozzi. Vediamo bene con la punta ancora, bene con quel fuori misura la Mozzi, buon spostamento della Leandra, spagnola, angolo azzurro, attenzione, non spingete ragazze, adesso la Mombela, bene ancora la Gregoris, Mozzi, forza Mozzi, bene, colpo pulitissimo della Mozzi, gancio sinistro portato in catena cinetica della Mozzi, bene, colpo, buon colpo pulito, colpo che fa punti, bene, ancora la Mozzi, la Leandra comunque è lì, si protegge la Leandra. Bene ancora quel gancio della Mozzi. Finisce questo terzo tempo. Colpo, bel diretto destro della Mozzi. Ancora la Mozzi. Bene. E finisce il match. E finalmente possiamo dire Italia 2 e Spagna 2. La Mozzi porta in equilibrio
i match qua a Bologna contro le spagnole, ma aspettiamo chiaramente il verdetto. Il mio verdetto, come dico sempre, non vale niente, lascia il tempo che trova. Bene, e passiamo al verdetto, che senz'altro sarà rosso. Il primo tempo ha vinto, stravinto, secondo tempo un pareggio, il terzo tempo da giudicare ancora la Gregoris Chiara, ma brava, brava la non bella Sanchez Alejandra, brava, brava la Chiara, ma brava, brava anche la non bella Sanchez Alejandra.